Fondata esattamente 22 anni fa, esiste in Italia l'Associazione Italiana Organari, nata con lo scopo di garantire un futuro certo all'organo italiano, mantenendo qualità e rispetto tra gli oltre 30 soci. Dal 2004 la sede è presso la Confartigianato di Cremona. Artigiani molto particolari che si concentrano in Italia, soprattutto nelle province di Padova, Udine e Cremona, dove sono presenti ben 4 case. Tra queste anche la Pedrini di Bina Nuova, una delle 7 o 8 case organarie italiane di tradizione antica, fondata nel 1908. A guidarla il maestro Marco Fracassi, vicepresidente dell'associazione, uno dei musicisti cremonesi più noti, direttore della Camerata di Cremona da oltre 30 anni, docente al Monteverdi di organo e composizione organistica, professore di semiologia della musica alla Scuola di Paleografia e Filologia Musicale dell'Università di Pavia. Marco Fracassi oggi è la nostra prestigiosa guida che ci illustra l'attività della Pedrini, di cui è titolare insieme al fratello Carlo. Ci sono alcune case, diciamo, di tradizione storica che, come la nostra, si dedicano a questa professione da più generazioni, che sono 7-8, e poi ci sono altri organari di prima generazione, alcuni dei quali tra l'altro molto validi, e quindi diciamo che in tutta Italia questo comparto avrà una 50ina di firme. Chi sono i clienti principali? Ovviamente i clienti principali sono le chiese, perché l'organo a canne, almeno nella nostra tradizione italiana, ha sempre trovato il suo habitat naturale nella Chiesa Cattolica. Però qualche strumento in situazioni diverse, cioè sale da concerto oppure abitazioni private, c'è, insomma. Non una grandissima percentuale, ma qualcosa anche in quello. Organi Pedrini, una lunga dinastia. Beh, questo laboratorio è stato fondato nel 1908, o meglio, è stato convertito alla produzione organaria nel 1908, perché il laboratorio del bisnonno già esisteva come laboratorio di lavorazione del legno. E quindi dal 1908 si è passati alla produzione alla produzione e al restauro di strumenti, e quindi sono ormai 108 anni che qui a Bina si fanno organi. La visita nella bottega organaria di Bina Nuova riserva tante sorprese, come la coppia di un organo dipinto in un quadro di Bernardino Campi presente in San Sigismondo, che ritrae Santa Cecilia mentre suona con Santa Caterina appoggiata allo strumento, in piccolo, ha tutte le caratteristiche di un organo vero. In un piccolo museo, allestito anche per le scolaresche, campeggiano le foto dei collaboratori storici che hanno fatto l'azienda nel corso di un secolo, a cominciare dal nonno materno, e accanto a lui il mitico Dolcino, che era quasi un fratello e lavorò in azienda per più di 50 anni. Questo piccolo museo, chiamiamolo così, aula didattica, nel quale è possibile prendere visione di alcuni di questi antichi utensili, soprattutto quelli di cui si parlava prima, della Casa Serassi, che sono tra le altre cose molto importanti anche per la ricerca di come la manifattura antica veniva svolta. Questo è uno strumento degli anni 50 che è in territorio bresciano, questo invece è di pochissimi anni fa ed è in Sardegna. Questa è la parte anteriore e la parte posteriore, la cattedrale di Piacenza, un grande strumento. Questo invece in una chiesa di Cremona, Borgo Loreto. Quello in provincia di Brescia pure. E abbiamo questa particolare collezione di utensili antichi. Si tratta di forme per la costruzione di canne, di dime, per la segnatura delle lastre, che provengono dalla celeberrima Casa Serassi. Il suono, l'espressione artistica del suono, passa attraverso alla costruzione e all'intonazione delle canne. Il restauro è una parte importante e negli anni recenti direi quasi preponderante. In questo caso si può vedere qui uno strumento di discreta mole, uno strumento di metà 800 costruito da un organaro tirolese. Questo invece è uno strumento dei fine 7, primissimi anni dell'800. E qui si può vedere
aperto un somiere in costruzione. Il somiere è il, diciamo, il cuore dell'organo. Non c'è uno strumento uguale all'altro, tutto fatto a mano.